easy in color. I just gotta have the world is in color. I know, get on together and ready. Crazy little tinkle, oh, crazy little tinkle, oh, crazy little tinkle, oh, crazy little tinkle, oh. Buongiorno, ben ritrovati con una nuova puntata del format Estate 6 2021, il format itinerante che racconta il bello dell'estate calabrese. Chi vi parla e chi vi saluta è il vostro amicone Marco Barletta, Marche. Luca Coschino. Ritorna la musica del maestro Luca Coschino e ritorna e riparte e ripartiamo per una nuova puntata del format itinerante televisivo e web che racconta il bello dell'estate calabrese. Estate 6 2021, nuova tappa. Oggi ultima puntata di questa seconda edizione, siamo nella perla del Tirreno, Tropea, in provincia di Vibo Valentia, Calabria, il Borgo dei Borghi 2021. L'avevamo già anticipato nella puntata precedente, eccoci qui per scoprire questa meraviglia, questa cittadina stupenda, incantevole, dove arrivano tantissime persone. Non solo in estate ma anche durante l'anno. Sei pronto Luca? Prontissimo, quindi mi avevi promesso che mi facevi fare un giretto in barca. Ogni promessa è un debito. È un debito, quindi io sto aspettando di farmi questo giretto perché ci tengo. Io saluto a tutti coloro che in questo momento sono sintonizzati sulle nostre emittenti, sui nostri canali, l'altro Corriere TV, Telediamanti TV, Cam Tele 3, Tele Bruzzano TV. Mi raccomando sempre di iscrivervi in tanti sul mio canale web, il mio canale YouTube Mark TV Web, la mia pagina Facebook Mark con la K Barletta, i miei profili Instagram Mark Barletta Official, Mark TV Web. Salutiamo colui che curerà la parte tecnica di questa ultima puntata, la undicesima puntata del format Estate 6. Lorenzo Valente, il nostro regista Danilo Scalise, Romina Dispena e il nostro operatore di riprese aeree Andrea Arnone, che ci sta regalando delle riprese in queste ultime puntate sempre vicino a noi, che ci sta regalando in queste ultime puntate delle riprese veramente stupende. Ci sta facendo ammirare la nostra bella Calabria, le nostre bellissime coste, la costa tirrenica e la costa ionica. Tra poco ci imbarcheremo per la felicità di Luca Coschino. Il tempo sembrava che doveva andare a piovere, invece è uscito un sole. Ecco il bello dell'estate calabrese, perché tante, tutti questi, noi comunque a noi non ci ferma nessuno. Tra poco ci imbarcheremo, ci stanno aspettando gli amici Simone e Vincenzo, che ci porteranno, caro Luca, alla scoperta della costa degli dèi. Allora, per me è anche una scoperta, perché non ho avuto mai la possibilità di farmi un giro in barca, di visitare questi bellissimi posti. Ok, a Tropea è normale, ci siamo sempre venuti, però questi giretti in barca per me sono una novità. Infatti ne approfitto anche della trasmissione del programma per farmi il giretto in barca. Ovviamente accompagnate, dopo ci facciamo anche una bella canzoncina tutti insieme. E ci divertiremo. E lo faremo con un amico, lo storico, proprio ufficiale di Tropea, colui che ci farà vivere, ci racconterà, ci parlerà di questa costa degli dèi e non solo, di questo borgo stupendo, il Borgo dei Borghi 2021. Onorato di conoscere lui, lo storico Dario Godano, mettiti qui tra di noi, qui al centro, benvenuto davanti. Poi a Tropea, benvenuti nel Borgo dei Borghi. E tu benvenuto davanti alle telecamere del format Estate 6 2021, questo format che sta spopolando, che sta avendo un grande successo. Io ringrazio come sempre a tutti coloro che ci seguono in TV e sul web. No, grazie a voi tutti per aver voluto fare tappa, ultima tappa qui a Dulcis in Fundo nella nostra beneamata Tropea, nel Borgo dei Borghi 2021, nonché unica bandiera blu della provincia di Vibo Valentia. E adesso vi porterò ad ammirare la costa degli dèi, che è un suo perché, soprattutto un suo fascino. No, ispirerà l'artista al mio fianco. Allora non ci resta che scoprire questa costa, la costa degli dèi, e dire di partire alla scoperta appunto di questa meravigliosa costa, la costa tirrenica bassa della nostra Calabria. Ricordo che siamo a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, Calabria. Partiamo? Che dite? Partiamo?
Sì, ci aspetta. Voi che siete davanti alle televisioni, siete davanti agli schermi dei cellulari, dei tablet, voi che comunque ci state seguendo, seguiteci, perché ne vedremo delle belle. È una puntata da seguire dall'inizio alla fine. Andiamo. Si parte. Insieme all'amico Dario Godano, il nostro storico, lo storico ufficiale della bellissima Tropea, ricordo che siamo nella provincia di Vibo Valentia, abbiamo lasciato da pochi minuti il bellissimo porto che avete ammirato dall'alto, dalle bellissime riprese curate dal nostro operatore di riprese aeree Andrea Arnone. Siamo partiti alla scoperta di questa costa stupenda, incantevole, la costa degli dei. Abbiamo raggiunto qui alle nostre spalle la località più conosciuta della nostra Calabria, Capo Vaticano, e siamo partiti per scoprire questa costa stupenda, la costa degli dei. Ne parliamo appunto con Dario. Perché si chiama Costa degli Dei? Partiamo proprio dal suo nome. Costa degli Dei è un diciamo, è una celebrazione alla sua storia, a quello che riguarda tutta la parte costiera della provincia di Vibo Valentia, ossia da Pizzo, partendo da nord, fino a Nicotera, giungendo a sud. Ovviamente al centro vi abbiamo Tropea, la zona di Capo Vaticano, che è avvolta dalla leggenda, sia l'origine mitica di Tropea legata ad Ercole, ma anche qui, Capo Vaticano, capo, secondo la leggenda, il capo dei Vaticini. E proprio lì vi era proprio lo scoglio Mantineo, dove la leggenda narra che proprio una sacerdotessa facesse proprio dei vaticini, prevedeva il futuro ai viandanti e ai naviganti, e chissà, magari in futuro di poter fare sempre meglio per questa nostra terra e per questo nostro meraviglioso territorio. Durante il percorso ringraziamo coloro che ci hanno portato qui ad ammirare questa costa stupenda, questa meravigliosa, la costa degli dei. Salutiamo Simone e Vincenzo, ne approfitto pure per salutare Roberto Verdiglione che ha organizzato il tutto. Durante questo percorso abbiamo ammirato le spiagge un po' particolari e ammiravo proprio la particolarità di questa spiaggia, questa sabbia bianca che, se non sbaglio, solo Tropea ha, proprio questa costa.
guarda, ha diverse tipologie di spiagge. Abbiamo una spiaggia proprio bianchissima e molto fine, e poi abbiamo anche spiaggia granulata, quindi anche rocciosa, infatti da queste parti è più, diciamo, più spessa. Abbiamo diverse peculiarità legate alla costa, alle insenature, a queste calette naturali che si possono raggiungere solo a nuoto o via barca. Ed è anche il fascino di questa costa che non smette mai di stupire i visitatori, i viandanti, ma i turisti che vengono, come dire, magnetizzati dalla bellezza di questo mare, ma anche dall'accoglienza di questa terra. Quindi queste due particolarità, la sabbia, la roccia e il mare, il Mar Tirreno, il mare che poi ci porta poi al confine, qui a pochi, diciamo, metri abbiamo proprio il confine con un'altra bellissima costa, la Costa Viola. Esattamente, da ambo le coste è possibile ammirare proprio verso fine agosto e a fine aprile il tramonto nello Stromboli, nel cratere del vulcano Stromboli, che da Tropea dista appena 40 miglia ed è uno spettacolo unico al mondo, perché da questa costa è l'unico punto in Europa dove possiamo ammirare ben tre vulcani attivi, nelle isole Eolie, lo Stromboli e l'isola di Vulcano, e nelle giornate nitide, ma anche in questo periodo anche il vulcano Etna, il più grande vulcano d'Europa. Quindi è una zona avvolta dal fascino, le isole Eolie si collegano sempre al mito di Ulisse, di Odisseo, no? Che giunge su questi lidi alla ricerca della sua madre patria, Itaca, e un po' tutti noi calabresi cerchiamo la nostra Itaca, non trovi? Trovo, è vero, vero. Tra l'altro le isole Eolie sono anche raggiungibili proprio appunto dal porto di Tropea, quindi dal porto di Tropea potete partire per visitare queste bellissime isole. Sì, di mattina che anche di sera, di notte c'è Stromboli by Night per poter ammirare la Sciarra del Fuoco, un'esperienza unica nel suo genere, molto suggestiva, scoppiettante, diciamo. E poi quest'acqua limpida, cristallina, quest'acqua tipo una piscina. Più che altro è un incontro con tutti i sensi, dove uno si immerge per quasi esce rigenerato da quest'acqua, da un'acqua limpida e cristallina, e non peraltro siamo l'unica bandiera blu, Tropea, l'unica bandiera blu della costa degli dei. Quindi. Infatti mi volevo legare appunto a questo al discorso della bandiera blu, perché anche quest'anno Tropea è stata ha avuto questo grande riconoscimento, è stata riconfermata bandiera blu. Una costa da visitare, da vedere, vi posso assicurare che dal vivo è tutt'altra cosa, il posto giusto per venire a trascorrere le vacanze qui in Calabria. Esattamente, anche per prendere casa e venire, perché no, anche a viverci per sempre, molti stranieri lo fanno e non solo. Ricordo che stiamo percorrendo, stiamo vivendo questa e stiamo scoprendo questa costa, la Costa degli Dei. Questa prima parte la stiamo appunto dedicando a questo posto incantevole. Ci troviamo a Tropea, nella perla del Tirreno, Vibo Valentia, Calabria. Ne approfitto per salutare tutti i tropeani sparsi nel mondo, tutti i calabresi sparsi nel mondo, perché sono tantissimi. In questo momento ci stanno guardando ci potranno guardare per coloro che abitano in tutto il mondo tramite le dirette streaming. Australia, sì. Dappertutto, noi siamo seguiti in tutto il mondo tramite la diretta. Poi i calabresi sono in tutto il mondo. La Calabria è una delle poche regioni al mondo che non ha confini, perché siamo meno di 2 milioni di abitanti nella regione, ma in tutto il mondo siamo più di 20 milioni di seconda, terza e quarta generazione, quindi dal Canada all'Australia, passando per il Sud America e l'Australia. Quindi noi calabresi abbiamo dato, come dire, abbiamo dato il nostro marchio di fabbrica in tutto il globo. Sì. Ovunque, questa è una cosa bella e noi le salutiamo perché ci seguono in tanti. E stavo dicendo, ci possono guardare, ricordo la programmazione del format Estate Se, ogni sabato, diciamo che questo è l'ultimo sabato che andremo in onda perché è l'ultima puntata, ore 22, poi la domenica alle 12.30, la sera replica alle ore 21.30, in diretta streaming sui siti www.laltrocorriere.it, www.corriere della Calabria.it, poi replica
Ritorneremo in onda il lunedì pomeriggio alle ore 15 su Telediamante, per coloro che abitano sulla costa tirrenica alta della nostra Calabria, da Paola fino a Praiamare, sui canali 99, 290, 632 Telediamante TV, e in diretta streaming sul sito www.telediamante.it e in diretta Facebook Telediamante Riviera dei Cedri, sulla loro pagina ufficiale Facebook, e la sera replica alle ore 21. Quindi ci possono seguire veramente dappertutto a 360 gradi, e poi potete seguire la programmazione delle altre emittenti sulla mia pagina Facebook Mark Barletta, Mark con la K. Ricordo sempre il mio canale YouTube Mark TV Web. Io direi di rientrare al porto e di mandare altre immagini. Adesso facciamo un bagno, dopo rientriamo al porto. Ci sta. Sta un bagno, ma io il costume non ce l'ho. Siamo. In questi casi cosa si fa? No, sono forniti i ragazzi, tranquillo. Abbiamo costumi di scena, costumi scenografici. Credo che siete molto attrezzati, faccio veramente i complimenti. C'è un'imbarcazione. È sempre impeccabile, quindi si viene al Tropea, quindi devi fare una figura impeccabile. Io saluto veramente a tutti coloro che, ecco, lavorano al porto, che offrono un servizio per i turisti e per tutte le persone che vengono a visitare questa bellissima località di mare, questa città. Vi aspetto in ogni mese, anche nelle stagioni autunnali e invernali. Poi siamo quasi al centro della Calabria, quindi Tropea la potete raggiungere in qualsiasi modo. Oppure sarà Tropea a raggiungere voi. Direi di mandare le immagini di questa bellissima costa, la costa degli dei, ritorniamo al porto e poi ci trasferiremo. Sorpresa. Voi continuate a seguirci. Vai regia con le immagini. Se venite a scoprire la costa degli dei. L'estate sei tu. Dio, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. È estate 2021, il format che racconta il bello dell'estate calabrese. Siamo a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, Calabria. Stiamo raccontando
il bello di questa, della perla del Tirreno, di questo borgo stupendo, il Borgo dei Borghi 2021. Siamo partiti dal porto di Tropea e vi abbiamo fatto vivere, vi abbiamo fatto ammirare la bellezza della Costa degli Dei. Sono sempre in compagnia dell'amico, lo storico Dario. Dario Godano, mi era venuto un vuoto di memoria. Sono stato abbagliato dalla bellezza di Tropea, di la verità. Sì, sono stato. Sei un po', come dire, come hai preso proprio una frenesia da Borgo dei Borghi. Confermo. Avevo avuto un vuoto di memoria, però è ritornato subito. Dario Godano, che ci ha spiegato la Costa degli Dei. Ora ci siamo trasferiti nella zona alta di Tropea, nel centro storico. Tra poco andremo a percorrere, a vivere questi bellissimi vicoli di Tropea dove c'è tantissima gente. Tra poco vi svelerò pure l'argomento di cosa andremo a chiedere, l'argomento di questa puntata, cosa andremo a chiedere alle persone qui presenti a Tropea. Alle nostre spalle la bellissima chiesa di Santa Maria dell'Isola. Ce ne vuoi parlare, visto che tu sei tutto di Tropea? Guarda, è un gioiello, diciamo, non solo di storia e di religione, ma si può dire che è il simbolo religioso e turistico di Tropea e della Calabria nel mondo. È un antico eremo che prende il nome proprio di isola perché un tempo era circondato dal mare. Adesso no, si è formata la spiaggia da diversi secoli e all'interno proprio vi abbiamo le tre statue della Sacra Famiglia che ogni anno, proprio il 15 di agosto, vedi tutte quelle scale che sembrano molte, in realtà sono solo 89 scalini. E ogni anno i pescatori, gli ultimi pescatori di Tropea, portano queste scale giù dalle, diciamo, le statue, proprio giù dalle scale, e le collocano proprio su di un'imbarcazione per fare una grande processione il 15 di agosto. E si rinnova quindi non solo una tradizione legata alla religiosità di Tropea, ma tutti i turisti che vi partecipano si sentono come dire, integrati in una grande festa, non solo religiosa, ma proprio identitaria. La nostra identità è proprio quella di integrare tutte le migliori energie che sono giunte qua su questa costa nei secoli, nei millenni. A Tropea è sempre una festa. Hai parlato di questi gradini, quindi per me che sto cercando di mettermi in forma è buono fare attività fisica. Quindi se ci mettiamo questi scalini come attività fisica e poi, non lo so, ci mettiamo una dieta, la dieta mediterranea. Che a Tropea qual è la dieta mediterranea, diciamolo? Beh, la dieta mediterranea è a base di olio di oliva ed è il miglior regime alimentare al mondo, infatti viene soprannominato come la dieta dei centenari. Infatti nel Mediterraneo, in Spagna, in Italia, ma anche in altre parti del mondo, chi fa uso, diciamo, di questo principio alimentare gode di una lunga vita e anche soprattutto salutare. E il nostro prodotto, diciamo, emblematico è la cipolla rossa di Tropea, che adesso è bella matura, in questo periodo c'è la cipolla tardiva, bella rossa, che ha colto proprio i raggi d'agosto. E poi abbiamo altri prodotti come l'anduia di Spilinga, il pecorino del Poro, l'olio dell'entroterra, nonché altre peculiarità gastronomiche che arricchiscono e soprattutto deliziano i visitatori, i turisti, tra saperi antichi e sapori. Una città da scoprire, una città da visitare, qui da gustare, qui c'è veramente di tutto, qui a Tropea. E poi è un paese che non so, si mangia bene, quindi cibo buono, non solo questo scenario meraviglioso, poi è una città di arte, di storia, cultura, tante tradizioni, una città da venire a trascorrere la propria vacanza. E magari restare il più possibile, perché no? Siamo pronti ad adottare chiunque. Voglio anticipare l'argomento, il tema che andremo ad affrontare in questa puntata. Voglio svelare ai nostri calabresi che ci stanno seguendo e non solo, tutti coloro che ci stanno guardando in diretta streaming, di cosa parleremo. Andremo a chiedere oggi, in quest'ultima puntata, il ricordo più bello dell'estate 2021. Vabbè, allora voglio cominciare. Quindi, io. Inizia tu. Qual è il ricordo più bello di quest'estate che ti porterai dopo questa stagione estiva, dopo le vacanze? Potrei dire la trasmissione che stiamo registrando adesso, però lo voglio unire a tanti altri bei ricordi, anche perché è un invito a ritornare il prossimo anno. No, il ricordo più bello è
aver ripreso con la settima edizione della Parata Storica che facciamo ogni anno il 23 di agosto, celebrando proprio un evento importante della storia di Tropea che l'anno scorso a causa del Covid abbiamo dovuto interrompere per ovvi motivi. E quest'anno è stato anche visto che celebra la liberazione di Tropea dal pericolo di essere stata infeudata, quindi può avere quest'anno proprio una valenza di liberazione dalla paura, dall'angoscia e da questo duro anno che ha messo a dura prova un po' tutto il mondo per la prima volta. Quindi è un augurio che rivolgo a voi tutti e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Quindi vi aspettiamo l'anno prossimo per l'ottava edizione della Parata Storica Tropea. Potete seguire tutti gli eventi di Tropea sulla pagina, sul sito del comune di Tropea. Su Tropea Tourism, che è la nuova piattaforma multimediale con diverse rubriche tra storie, natura, racconti, enogastronomia, storia e soprattutto eventi declinati in tutto l'anno, perché Tropea non è solo mare, non è solo la grande attività estiva, ma offre al visitatore e ai cittadini tante attività in tutti i 12 mesi dell'anno. Ti ringraziamo, grazie per averci fatto da cicerone, grazie per averci dato queste informazioni sulla bellissima Tropea, questo borgo stupendo, incantevole, il borgo dei borghi 2021. Continuate sempre così. Grazie a voi per aver promosso anche in questa seconda estate tropeana, perché adesso inizia la seconda estate, inizia dalla festa patronale dal 9 di settembre fino alla prima domenica di novembre, quindi qua l'estate dura ancora per un po'. Abbiamo dedicato la prima parte alla Costa degli Dèi, abbiamo dato qualche cenno storico, abbiamo vissuto questo scenario dal vivo, e vi posso assicurare che dal vivo è un altro effetto, un'altra atmosfera. Adesso non ci resta che scoprire questo borgo, questi vicoli, questo borgo all'interno con tutta la sua gente, con tutti i suoi con tutti i turisti, e andiamo a conoscere. Possiamo aspettare, andiamo dai. Andiamo, aspetta, chiudiamo l'intervista con, perché prima di spostarci nei vicoli dobbiamo conoscere l'amministrazione comunale. Quindi dopo di te ci sarà il presidente del consiglio del comune di Tropea, Francesco Monteleone. Grazie, buona estate, buona fine. Ci vediamo il prossimo anno sempre qui a Tropea. Proprio su questo terrazzo dove arrivano tantissime persone a farsi le fotografie. Qua ci sono tantissime persone che stanno facendo selfie, foto. L'anno prossimo. Ne vale proprio la pena. Estate se? Se tornerete il prossimo anno. Grazie, buona estate. Prima di continuare a girare nei bellissimi vicoli di Tropea, ci ha raggiunto ai nostri microfoni il presidente del consiglio del comune di Tropea, con delega al turismo, Francesco Monteleone. Benvenuto davanti alle telecamere del format Estate se 2021, il format che racconta il bello dell'estate calabrese. Buonasera. Grazie a voi di essere qui a Tropea. E un saluto a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo sui vostri canali. L'estate sta finendo, ma qui a Tropea non mi sembra. Qui Tropea, secondo me, quello che sto vedendo oggi, è entrato in una seconda estate. Beh, fortunatamente sì, è dal mese di giugno che Tropea è pressoché full. Le oltre 200 strutture di B&B e i 30 alberghi sono full ancora, che io sappia, e quindi questa è una nota positiva. Soprattutto siamo ripartiti due volte, una nel 2020 dopo i mesi di lockdown per il Covid, diciamo la prima fase del Covid, e poi nel 2021 dopo la seconda fase del Covid. Quindi una ripartenza. Tropea ha in questi giorni anche un turismo estero, fortunatamente, perché a sentire dall'idioma dei turisti parlano tedesco, parlano francese. Questa è una nota positiva, anche perché Tropea è stata sempre raggiunta da un turismo straniero, perché se guardiamo il rapporto regionale sul turismo, l'ultimo, il pre-Covid, la Costa degli Dèi aveva una provenienza estera del 39,9%, mentre la Calabria in genere aveva il 9%. Cosa significa? Che la Costa degli Dèi riceveva la maggior parte degli stranieri che vengono a visitare la Calabria. E questo è un dato fortunato per la Costa degli Dèi, per Tropea. Cosa possono trovare a Tropea? A Tropea trovano la bellezza naturale, la storia, l'arte e
il sorriso anche dei tropeani, l'affabilità dei tropeani. Quindi devo dire che si trovano bene un po' tutti. E anche la splendida accoglienza, perché ci avete accolto in un modo veramente meraviglioso, e vi ringrazio a nome di tutto lo staff. Ne approfitto per salutare il vostro sindaco, l'avvocato Giovanni Macri, detto Nino, che è stato veramente molto disponibile con noi, una persona veramente squisita, una persona meravigliosa, che ho avuto modo di conoscerlo telefonicamente, speriamo di conoscerci presto di persona. Saluto tutta la macchina amministrativa del Comune di Tropea, l'assessore Greta Trecate, che è stata anche lei molto, è stata la prima che mi sono messo in contatto. Un comune molto attivo che si impegna molto per questo territorio. Anche quest'anno bandiera blu. Sì, anche quest'anno bandiera blu, nel 2020 per la prima volta, nel 2021 confermati bandiera blu, abbiamo tutte quelle caratteristiche che la FI Organization richiede per assegnare la bandiera blu, abbiamo rispettato tutti i canoni e grazie al nostro lavoro, al lavoro della nostra amministrazione, del nostro sindaco Macri, che è sensibile a tutte queste caratteristiche che bisogna avere per la bandiera blu, siamo riusciti per la seconda volta ad acchiapparla, diciamo. E poi questo mare, questo terrazzo fantastico, questo scenario meraviglioso della perla del Tirreno, e questo mare veramente stupendo, con quest'acqua cristallina, limpida, la piscina, abbiamo ammirato prima la costa degli dei, questa costa che si rimane veramente incantati davanti al fascino della sua bellezza, e qui arrivano veramente tantissime persone, non solo durante la stagione estiva, ma anche durante l'anno. Sì, devo dire che Tropea è sempre visitata. È sempre visitata da turisti e viaggiatori, non solo italiani ma anche esteri, che non so, ci è capitato nei mesi di gennaio di vedere degli americani che erano in visita a Tropea, anche se è stagionalizzata. Quest'anno ci hanno raggiunto tutte le televisioni internazionali, hanno voluto mostrare le bellezze di Tropea, questo per noi è stata una grande soddisfazione. Vuol dire che bene o male abbiamo lavorato in maniera positiva. E poi questi prodotti tipici della nostra terra, no? La cipolla rossa di Tropea, l'anduia, il peperoncino, tutti questi prodotti che penso che la gente ogni volta che viene qui a visitare Tropea ritorna poi con le valigie piene, appunto, pieni di questi prodotti nostri, della zona, del nostro territorio. Sì, siamo reduci dal mese di luglio, dove abbiamo avuto l'edizione consueta del Tropea Cipolla Party. Poi vabbè, a Tropea tutti i prodotti che dicevi tu sono raggiungibilissimi, perché l'anduia, lo stesso tartufo, insomma, sono dei prodotti legati alla Costa degli Dei, legati a Tropea. Caro Presidente, in questa puntata andremo a chiedere alle persone qui presenti a Tropea, noi togliamo in ogni puntata degli argomenti fuori. In questa puntata vorremmo, visto che è l'ultima puntata di questo format che racconta il bello dell'estate calabrese, qual è il ricordo più bello che le persone porteranno finite le vacanze? Un ricordo bello di quest'estate 2021. Il suo che ricordo ha di quest'estate 2021 che si porterà poi nei prossimi mesi, dopo che finirà questa la stagione estiva? Ma più che ricordo è un aneddoto. Io nei giorni sia prima di Ferragosto che dopo Ferragosto cercavo di andare a cena nei ristoranti tropeani ed ero da solo, perché diciamo sono da solo in questo momento qua a Tropea, e alcuni mi dicevano, dice, guarda, non abbiamo posto, e io gli rispondevo, beh, magari ceno domani. Bella questa. Non ci resta che scoprire questi bellissimi vicoli di Tropea. Ricordo che siamo nella provincia di Vibo Valentia, Calabria. C'è tantissima gente. Noi vogliamo chiudere alla grande questo format Estate Sé. Il format, appunto, si chiama Estate Sé. Mi dovete completare la frase. Estate Sé, se? Beh, se volete così trovare un mare meraviglioso, la storia e l'arte, venite a Tropea.
Ringraziamo il Presidente del Consiglio del Comune di Tropea, e salutiamo di nuovo il vostro sindaco, l'avvocato Giovanni Macrida e Tonino, tutti gli amministratori comunali, tutti coloro che lavorano per far sì che le cose vadano bene in questo territorio, sono tutti gli operatori, tutti i dipendenti. Buona fine estate, buona estate, buona fine. Ci vediamo l'anno prossimo sempre qui a Tropea e vi consiglio di venire a visitare questo borgo, il Borgo dei Borghi 2021, e vi faccio i complimenti perché quest'anno avete ricevuto questa nomina, siete stati riconosciuti come il Borgo dei Borghi. Sì, grazie a tutti i cittadini tropeani e ai calabresi che vivono anche fuori Tropea, che ci hanno dato una mano nelle votazioni per quella fortunata trasmissione alle Falde di Kilimangiaro, dove è inserito questo contest. Grazie a voi che ci avete raggiunto per realizzare questo servizio e grazie a chi ci sta guardando. Vi aspettiamo tutti a Tropea. Grazie, non ci resta che scoprire la bellissima Tropea, il Borgo dei Borghi 2021. Seguiteci. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, grande, grande. Lo sai che non mi va. In spiaggia gli ombrelloni, gli ombrelloni. Non ce ne sono, non ce ne sono più. Il solito rituale, ma allora manchi tu. Sì, manchi tu, tu, tu. E Luca Coschino, il maestro Luca Coschino, è mancato veramente, soprattutto nella penultima puntata. I vari impegni comunque non mi hanno permesso di essere sempre presente, però... E dopo aver conosciuto il nostro storico Dario Godano, il presidente del Consiglio del Comune di Tropea, Francesco Monteleone, iniziamo ufficialmente a conoscere questi vicoli, a viverci questo borgo stupendo, il Borgo dei Borghi 2021, Tropea. C'è tantissima gente, qui l'estate, altro che finisce, qui l'estate continua. C'è un bellissimo venticello, si sta bene, il caldo secondo me sta finendo. Noi come in ogni puntata facciamo vedere sempre il posto di giorno e poi cioè, la città di giorno e la città di sera, e Tropea anche di sera, non scherza. Una meraviglia, basta vedere, anche abbiamo inquadrato poco fa anche il tramonto, il vulcano che si vede qui, abbiamo uno sulla le nuvole dietro che sono qualcosa di spettacolare. Su questa costa, la costa tirrenica, abbiamo uno dei tramonti più belli d'Europa, del mondo, i nostri tramonti magici. La costa degli dei, giusto? La costa degli dei, bellissima. Direi di partire, andiamo. Io metto, visto che c'è tantissima gente e voglio tutelare la mia salute, ma soprattutto cioè, è una forma di rispetto per la salute anche degli altri, no? Tuteliamo anche la salute, tuteliamo anche la salute degli altri, soprattutto perché è una forma di rispetto, quindi la mia e quella degli altri. Metto la mascherina, visto che ancora c'è questo maledetto Covid, queste varianti. Io direi di iniziare la puntata. Andiamo, ecco, questo, allora seguitemi amici che siete sintonizzati sulle nostre emittenti, questo è il famoso terrazzo di Tropea, dove tantissime persone vengono ad ammirare questa costa stupenda, meravigliosa, questo scenario incantevole, e si fanno tantissime foto. Io direi di avvicinarci, vieni Luca. Ecco il signore che ci sta guardando, buonasera. Buonasera, italian? Italian? Ah, no, italian. Germania? No, Australia, salutiamo gli Australia. What's your name? Austria. You understand? Austria. No, io italiano, calabrese. Australia and Australia.
Sentiamo gli australiani, l'Australia. Il locale di B? No? Quanti locali di B, ora? No, non capisco, io parlo, tu capisci, parli l'italiano, parli l'inglese. No, inglese e cinese io. Vi stanno guardando, anche in Australia. Lo fa un saluto in inglese, vediamo. No. Oh, l'hai fatto scappare, Luca! Mi ha fatto scappare l'australiano. Ma scusi, che pezzo è scappato? È sempre vivo, lo far cantare, non lo so, non hai fatto niente, giuro. È il bello della diretta, dai, ci stanno pure queste figure, dai. Per esempio, vediamo qui. Buonasera. Posto giusto per farsi il selfie. Buonasera, siamo in onda in tutta la Calabria. Stiamo raccontando. Italiano? Italia? Ah, finalmente. Perché... Stiamo raccontando il bello dell'estate calabrese. L'estate sta finendo, ma qui a Tropea non finisce mai. Io sono Mark, presentiamoci. Elisa, piacere. Simone. Dico, qui non finisce mai l'estate a Tropea. È infinita, un'estate infinita, bellissima. È la prima volta che veniamo e siamo rimasti stupefatti della bellezza, per come stiamo mangiando, per tutto. Va bene, in Calabria. Ma di dove siete? È Roma. Roma, e salutiamo la nostra capitale, la città di Roma, che ci possono seguire poi in diretta streaming sui siti www.laltrocorriere.it, www.corrieredellacalabria.it e su www.telediamante.it. Quindi, quanto vi fermerete in Calabria? Abbiamo fatto una settimana, ripartiamo domani. Purtroppo ripartiamo domani. Cosa avete mangiato di buono? Le filecia all'anduia. Tartufo. Tartufo di pizzo. Oggi siamo stati a Pizzo Calabro. Ieri siamo stati a Scilla, bellissima, meravigliosa. E abbiamo visitato anche tante bellezze come il castello di Ruffa. Ruffa, castello di Murà. E le grotte di Zungri. Bellissime. Ma la Calabria è una città da. È una regione, scusate, mi correggo. La Calabria è una regione da scoprire, ci sono tanti posti veramente magici, incantevoli. Poi su questa costa è piena di perle. C'è Pizzo, Tropea, Scilla, ma è pieno di. C'è Diamante, c'è Scalea, Praia Mare, tutte le tappe che abbiamo fatto. Poi le tappe, come dicevo nella puntata precedente, che non abbiamo fatto, quindi i paesi di mare che non abbiamo fatto in questa edizione, li faremo poi il prossimo anno. Il ricordo più bello di quest'estate 2021? I tramonti sono stupendi. I tramonti. Quindi porterete questo bel ricordo alla Calabria, dopo a Roma. Sì. Chiudiamo l'intervista, il format si chiama Estate se, mi dovete completare la frase. Estate se, si mangia bene. Estate se, non lo so, si mangia bene. No, cambia, dai. Estate se, i tramonti sono bellissimi. Grazie e buona vacanza e buon rientro a casa. Purtroppo domani torniamo a casa. Domani. Allora, buon rientro a casa. Al prossimo anno. Sempre qui in Calabria. Sì. Grazie. Grazie. Buonasera, signora. Italian? Italiana? Io sono Mark della trasmissione Estate Se. Raccontiamo il bello dell'estate calabrese, stiamo raccontando il bello dell'estate calabrese. Io sono una piemontese che vive in Calabria. Salutiamo tutto il Piemonte, che poi tramite i canali social, tramite le nostre dirette, ci possono seguire. Ah, ok. Tropea, questo borgo incantevole. Sì, sì. Qui l'estate non finisce mai. La Calabria è tutta bella davvero. Io ci abito da 14 anni ed è molto molto bella. Abitate qui a Tropea? A Catanzaro. Catanzaro, sì. Un'altra bella tappa che abbiamo, un'altra bella località di mare che abbiamo visitato con le nostre telecamere. Ok, bellissimo. Sì. Il ricordo più bello di quest'estate 2021? Il ricordo più bello? E le vacanze passate con la mia figliola qui in Calabria e il mio marito e basta. La cosa più bella, certo. Si stanno con le persone che si amano. Con le persone che si amano, la famiglia, visto che in questo periodo così ci stavano un po' dividendo, e questo è importante. Spero che si possa ritornare nella tranquillità e serenità. Il format si chiama Estate Se, quindi le faccio la domanda. Estate Se? Se? Estate Se? Ok, se si viene a Tropea. Grazie e buona estate, buona fine. Morena
lasciare. Quante belle sfida tante sentimenti, ostelle d'amore, come amore io per te. Oh, non mi lasciare, non dammi sto tormento, torna sole, non mi lascia. Caro Luca, che bella puntata, abbiamo iniziato alla grande, abbiamo conosciuto tantissime persone fino adesso, fino ad ora. Giro, un bellissimo giro in barca, un po' rastornato perché comunque è andato un po' veloce. Ti sei ripreso? Mi sono ripreso, sì, mi vedi? Bello ripreso, fresco. Possiamo continuare tranquillamente la nostra puntata. Sì, sì, bellissimo questi vicoli di Tropea. Direi di fermarci per qualche minuto perché è il momento di lanciare la nostra rubrica dedicata alla cucina calabrese con la nostra amica Filomena Gagliardi. Mena, salutiamo pure la FIA Angela Isabella che cura le riprese e il montaggio del video che mandiamo in onda, dei video che stiamo mandando in onda in queste puntate di questa rubrica, che ci stanno regalando veramente dei piatti veramente buoni. Salutiamo Antonio Isabella, l'amico Antonio Isabella, e poi riprendiamo con le interviste, continuiamo dopo. Un dì racconteremo, vai regia. E allora se hai capito, io amo le cipolle e prima che finiscano le voglio assaggiare in tutti i modi. Oggi le faccio friende mangiando, come dicevo una volta, piccole frittelline da mangiare senza neanche sedersi a tavola. Le prendi mentre friggi perché vanno mangiate calde. Spizzicarielli di cipolla. E oggi mi è venuta sta golia e me le voglio proprio preparare. Naturalmente, come tutte le cose semplici, qua vi ripeto ogni volta, occorrono pochissimi ingredienti. Farina, qualche pomodorino a pezzetti, prezzemolo, aglio, anche un po' di peperoncino se piace, tanta cipolla tagliata a rondellino oppure come meglio credete, sale, pepe e acqua per impastare.
cuoce, noi ci teniamo la prima. Un pizzico di sale per chi le preferisce più saporite. Croccanti e calde. Buonasera, ho visto questo sorriso meraviglioso, bello. Io sono Marco Barletta, Mark per gli amici. Buonasera. Ti do del tu, scusa, diamoci del tu. Sì. Tu come ti chiami? Mi chiamo Katia. Di dove sei, Katia? Sono di Tropea. Di Tropea, quindi giochiamo in casa, giochiamo. Prego. Devo raccontare il bello dell'estate calabrese. Ultima puntata del format Estate 6 2021, oggi tappa a Tropea. Non potevo mancare nel borgo dei borghi 2021, la perla del Tirreno. Com'è andata l'estate? Allora, l'estate, vabbè, è andata molto bene, c'è stato un boom di presenze, in particolare diciamo che c'è stata una presenza di italiani, un calo comunque riguardo ai turisti stranieri, però speriamo che comunque per il Blues Festival magari ci sia un incremento delle presenze turistiche, quindi vediamo bene, speriamo bene. L'estate sta finendo, come dice la canzone, però qui a Tropea continua. Sì, sì, continua. Noi continueremo a fare i soliti bagni, comunque se il tempo permette avremo la possibilità di godere del sole e del mare fino a novembre. Ho conosciuto questa, abbiamo fatto vedere nella prima parte della puntata la costa degli dei, questa costa meravigliosa, queste spiagge incantevoli che la Calabria ha. Diciamo quest'acqua cristallina, bella, no? Diciamo che è la perla. Tu di solito dove vai? In quale località vai? Io qui sotto, alle Roccette. Le Roccette che comunque... Il Vaticano la frequenti, le Grotticelle. Sì, è molto bella. Tra l'altro viene data la possibilità anche ai turisti di poter visitare quest'area, perché comunque ci sono anche delle escursioni che partono dal porto turistico di Tropea, che consentono quindi ai turisti di poter godere della nostra costa, da Tropea, Baia di Riaci, che si trova in località Santa Domenica di Ricadi, e anche ovviamente Capo Vaticano, in cui è presente lo scoglio, il Mantineo, che rievoca, fatto vedere. Sì, sì, rievoca appunto la storia della profetessa Manto, che si pensa ispirasse ai navigatori, quindi comunque diciamo che è legato alla mitologia. Sei bravissima. E io sono laureata in economia del turismo. Ah, ecco perché questa parlantina, questa scioltezza, ma... Sei bella, brava, simpaticissima, un sorriso rende, come dicevo prima, meravigliosa. Hai tutte le carte in regola per fare televisione. Vabbè, io allora mando il curriculum, non si sa mai. Mai dire mai nella vita, mai dire mai. Sì, sì, sì. Il ricordo più bello di quest'estate, dell'estate 2021, che porterai dopo questa, appena terminerà la stagione estiva? Allora, vabbè, comunque i ricordi sono sempre tutti belli, perché comunque io comunque già lavoro, quindi per me ogni qualvolta termino di lavorare, già riposarmi in spiaggia e godere del sole e del mare è un bellissimo ricordo. Quindi, vabbè, come eventi diciamo che c'è stato come ultimo evento quello di Cultura al Confronto, quindi è stato un evento che viene comunque ripetuto ogni anno. Diciamo che a causa comunque della normativa Covid è stato abbastanza limitato, quindi ci sono state comunque delle regole da rispettare, come comunque da tutte le parti. Le restrizioni. Sì, sì, però diciamo che la stagione continuerà grazie al Blues Festival, quindi si protrarrà fino al periodo di ottobre, quindi vediamo comunque di... Belle iniziative qui a Tropea. Sì, 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 tante iniziative. Ovviamente si spera anche di poter fare di più, sperando che comunque la situazione della pandemia possa comunque, diciamo, cambiare. Speriamo bene, speriamo bene. Speriamo anche di destagionalizzare il turismo. A chi vuoi salutare a casa? Allora, io saluto tutti i tropeani, anche quelli che si trovano all'estero, e vabbè, anche un bacio alla mia famiglia. Il format si chiama Estate Se, mi devi completare la frase. Estate Se, Se? Ah, estate Se, c'è il sole, c'è il mare e la gente allegra. Viva i tropeani e anche i turisti che scelgono Tropea come meta. Bravissima, mamma mia, voto 10, sei stata perfetta, non c'è
sono rimasto meravigliato. Penso che tante persone a casa sono rimaste a bocca aperta. Hanno ammirato il tuo sorriso, la tua bellezza. Ecco, qui a Tropea c'erano anche le belle ragazze. Seguici sabato prossimo, quindi sabato alle ore 22 sul canale 211, l'altro Corriere TV. La domenica 12:30 e la sera ore 21:30. E in diretta streaming sui siti www.corriere.tv e l'altro corriere.it e www.corrieredelacalabria.it. E lunedì sempre in diretta streaming alle ore 15 su www.telediamante.it e la sera alle ore 21 su www.telediamante.it, perché Telediamante è l'emittente che ci manda in onda sulla costa tirrenica alta della nostra Calabria. Però tu seguici sull'altro Corriere TV. L'altro Corriere TV, canale 211. Ricordo sempre di seguire la mia pagina Facebook, lì seguirete, sarà pubblicato, potete seguire la programmazione settimanale. Oggi è ultima puntata. La pagina ufficiale del sottoscritto è Mark con la K Barletta e il mio canale YouTube Mark TV Web. Lì troverete tutte le puntate e tutta la programmazione. Mark con la K, mi raccomando. Katia con la C. Katia con la C. Okay. Grazie e buona estate, buona fine e ci vediamo al prossimo anno, sempre qui a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, Calabria, il borgo dei borghi. Okay. Grazie. Da Tropea a chi vado a beccare, a chi incontri, i miei amici Aldo, Valentina. Così ti faccio già iniziare a parlare, ti faccio un po' prendere confidenza col microfono. E il piccolo? Come ti chiami? Michael Pucci, però ha detto nome e cognome, è stato preciso. Vieni qua, maestro, che mo ti racconto questa bella storia di questi due, questa bellissima coppia. Ma tu lo sai perché loro oggi sono una famiglia, stanno insieme e hanno questo bellissimo bimbo? Grazie a chi? Vediamo se ci arrivi, se indovina perché è nato il loro amore. Sei stato tu a farlo incontrare? Vinto? Cosa ho vinto? Una bicicletta. Allora andiamo. Bicicletta elettrica, guarda. Così ritorno a casa pedalando. Passeggiando in bicicletta. Quanti tuoi, così almeno. No, guarda, guardate che bello, guardate Mario, sei bellissimo. Quante fidanzate hai? Due. Come si chiamano? Due fidanzate. Noi stiamo raccontando il bello dell'estate calabrese, oggi ultima tappa, Tropea, il borgo dei borghi. Cosa ci possiamo dedicare, Luca? L'amore, quindi. Inglese? Vai. E questo è per voi perché la dedico io e tutto il mio staff a voi. When the night is come and the ladies are and the moon is the only light to see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Vai con la baciata, vai, vai. By me, oh, stand by me, stand by me. Stand by me, darling, darling, stand by me, oh, stand by me, stand by me, stand by me. E questa pezza era per i miei amici Aldo e Valentina. Questi miei amici a cui voglio veramente bene, con Aldo ci siamo cresciuti, da Palermo, da Lamezia a Tropea. Tropea è una bella città, quindi ne vale la pena una volta l'anno viverla, vederla, quindi. Il ricordo più bello di quest'estate, 2021, perché stiamo chiedendo questo in questa puntata, stiamo facendo questa domanda.
Guardo più bell'ambito familiare, le cose che fai con la famiglia, con avere il figlio. Ti cresce, quindi sono. Ti guardi indietro e vedi che non le vedrai mai. Ogni giorno è un giorno da raccontare, da vivere. Sì, è una cosa nuova. Avete mangiato di buono stasera? Mamma mia, lasciami stare. Dimmi che. Stiamo alloggiando presso un villaggio qui vicino, abbiamo cenato lì. No, ma siete più da più. Ah, oggi siete arrivati. Vi farete qualche giorno. Sì. Visto che vogliamo rilanciare l'economia, facciamolo dal nostro paese, dalla nostra terra. Penso sia questa la prima cosa. Ma veramente, ripartiamo dalla Calabria, ma soprattutto rimanete in Italia, perché l'Italia è una nazione bellissima. Il format, voi che conoscete me, conoscete il format, si chiama Estate Se, raccontiamo il bello dell'estate calabrese, stiamo raccontando il bello dell'estate calabrese, ultima puntata. Mi completate la frase? Estate Se, se? Se vai su sulla televisione di Mark e vedi a Mark anche su Mark TV Web, giusto? E estate se viene a Tropea a mangiare una pizza con la cipolla. Bravissima, buona serata ragazzi, ci vediamo a Falerno. Ciao, buonasera. Cosa state mangiando? Cosa state mangiando? Mandorle, le mandorle di Tropea, come sono le mandorle di Tropea? Buone, ovviamente. Siamo in onda sull'altro Corriere TV, su Telediamante TV, Cam Tele 3 e Telepresidio TV. Stiamo raccontando il bello dell'estate calabrese. Io sono Marco Barletta, in arte Mark. Lei? Silvia. Davide. Di dove? Siamo dal Friuli. Dal Friuli, salutiamo la regione Friuli. Venite, è il primo anno che venite in Calabria e a Tropea? Siamo in Tropea, sì. Vi piace Tropea? Molto, molto. Sapete dove siete andati? Un po' di giri. Che giri? Dite, siamo curiosi. Abbiamo fatto un po' tutte le spiagge perché veniamo dall'aeroporto e quindi poi abbiamo fatto Tropea. Tutta la costa terrena. Abbiamo... Il paradiso del sud, siete andate? Sì. A Zambrone? Capo Vaticano, le Grotticelle. Sì. Ricati. Sì, Cotra. Sì, sì. Oggi eravamo, sì, molto molto. Pizzo. Siamo andati anche a Reggio Calabria. E mangiare, che cosa? A parte le mandorle, cosa avete mangiato di buono? Visto che qui in Calabria si mangia bene. Abbiamo assaggiato. L'anduia. Sì. Più bella, però mi dovete rispondere sinceramente, più bella il Friuli o la Calabria? Il Friuli. Avevano paura che poi non li facciano rientrare nella loro regione. Tutto qui. Da quando finirà la vostra vacanza? Purtroppo oggi. Oggi, il ricordo più bello di quest'estate 2021? Che porterete, ecco, in Friuli? Questa intervista. Questa intervista. Allora, il maestro Luca gli vuole dedicare un pezzo. Ecco, magari, vai con... La facciamo insieme. Ci sarà dietro la stazza, le colline. Non la sto molto bene. C'è una contadina, sembra molto, sembra una bambina di 50 anni, di 5 figli, venuti al mondo come conigli. Ritornello, insieme. Il bello dell'estate calabrese è proprio questo, ecco, divertirsi, cantare in mezzo ai vicoli, no? In mezzo alle strade, divertirci tutti insieme, perché noi siamo poi una grande famiglia, noi calabresi. Quindi noi racconti il bello dell'estate e questo penso che è una cosa bella, quello che stiamo facendo. Vi siete divertiti? L'importante è che vi siete divertiti. Siamo divertiti sicuramente. Qua passa, ecco, il bello della diretta, il bello del live. Il format si chiama Estate Se. Mi completate la frase? Estate Se? Estate Se? Se? Se. Se vieni in Calabria. Esatto. Ovviamente. Grazie, ringraziamo i nostri ospiti. Buona estate, buona fine, buon rientro a casa. E salutiamo veramente tutti gli abitanti del Friuli che poi ci guarderanno, ci stanno guardando in diretta streaming. Ricordi i siti www.laltrocorriere.it, www.corrieredellacalabria.it. Il lunedì pomeriggio, allora, quindi ore 22 il sabato sera, domenica 12.30,
la sera 21.30 e poi lunedì alle ore 15 e alle ore 21 su www.telediamante.it. Grazie, al prossimo anno. Com'era Gene, là dietro la collina, ci sta la notte, cucchiaio d'assassino, in mezzo al prato c'è una contadina, brucca sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, al mondo come soldati, non ancora tornati. Na 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 na. Na 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 na. La musica del maestro Luca Coschino. Na na. Il bello dell'estate calabrese, il bello della nostra perla del Tirreno, Tropea. Per chi si fosse sintonizzato ora, siamo nei vicoli della nel borgo dei borghi 2021, la bellissima Tropea in provincia di Vibo Valenza, Calabria. Questi vicoli meravigliosi, bellissimi, con tanti negozietti particolari. Qui c'è vita. Io direi di continuare, Luca. Continuiamo, andiamo. Passeggiando per i vicoli di Tropea ho notato questo bel fanciullo con questa barbetta particolare. Buonasera, mi chiamo Francesco e lavoro qui per il ristorante centrale. È uno, diciamo, dei più rinnovati e diciamo che questo mi avete trovato proprio in un momento di eleganza, quindi cerco sempre di dare il massimo in me stesso. E niente, questo è il nostro locale. Come mai sei vestito così? È proprio... Io sono, in realtà sono un artista. Cosa fai? Sono un ballerino. Ballerino e coreografo. Allora vediamo se sei veramente un ballerino. Sì. Maestro, un pezzo per il nostro ballerino. Bravissimo, ma sei un grande, sei, mi metto di nuovo di qua da dove sono ripartito. Sono rimasto là, ma l'applauso, glielo facciamo un applauso. È arrivato l'applauso. È un po' spento il pubblico di Tropea stasera. Bravissimo, da quanto tempo balli? Da tantissimo tempo, diciamo che è la mia vita. Ogni momento in cui... Il ballo è passione, il ballo è unione. Sì, unione, sì. Ci unisce tutti quanti e per me anche questo è uno sfogo. Ogni volta che comunque io faccio tutto questo, scusa il fiatone. No, recupera. Sì. Carichiamo le batterie. Comunque sì, come dicevo, è la mia vita. E questo è nato da mia nonna. Mia nonna mi ha insegnato i valori della vita, l'umiltà. E salutiamo tutti i nonni del mondo, sì, quei nonni che ci seguono e soprattutto quei nonni che sono ricoverati in un letto di ospedale oppure che sono ospiti nelle case di riposo e nelle case di cura. Permettimi sì, di mandargli un bacio a tutti. Sì, mandiamo un bacio a tutti e vorrei veramente... Vivi i nonni. Sì, vive i nonni perché sono veramente delle persone speciali, sono delle persone che hanno vissuto questa vita e hanno solo da... noi abbiamo solo da imparare da loro. Vi presento la... Ciao, buonasera. Buonasera. Sì, noi siamo il ristorante centrale e abbiamo il piacere di far lavorare Francesco con noi. È un grande, è un artista. Un grande e un bravo ragazzo, al primo mi ha fatto una bella impressione. A prescindere da questo è veramente un artista. L'estate è andata bene? Sì, diciamo che ci siamo difesi bene. Un grosso in bocca al lupo per tutto perché lo meritate. Voi che avete avuto questo, diciamo, momento buio per colpa del Covid, vi auguro veramente che potete ripartire e potete comunque riprendervi. Speriamo. Alla grande, perché dietro ogni commerciante c'è una famiglia, c'è un papà, c'è una mamma
Io l'ho avuto un'attività e so quanto sacrifici ci sono dietro un'attività commerciale. Assolutamente sì, infatti speriamo bene per tutti. Il ricordo più bello di quest'estate? Francesco, mamma che onore. Allora, chiudiamo l'intervista. Il format racconta il bello dell'estate calabrese, si chiama È estate se. Mi dovete completare la frase. È estate se? È estate se tutto fosse molto più bello. È estate se? Se Francesco faccia una carriera meravigliosa come è meraviglioso lui. Grazie, grazie, simpaticissimi. Buona estate, buona fine. Al prossimo anno. Io sono Marco del programma Estate Se 2021, stiamo raccontando il bello dell'estate calabrese. L'estate sta finendo, ma qui a Tropea non mi sembra, continua. No, ma siamo qui da due giorni, quindi un bel clima, si sta bene. Vi piace Tropea? Sì, già c'ero stato diversi anni fa. Cosa vi piace di questa città? Cosa vi ha colpito? Cittadina turistica, però bella, non so descriverla. Mangiare? Cosa avete mangiato di buono? Un'ottima pizza questa sera. Sì, adesso da com'è la premiata forneria? Eccezionale, belle, buone, pizze favolose. Il signor? Felice. Felice anche di Roma? Di Roma, sì. Poi il mare non si discute. Una piscina, acqua limpida, cristallina. Anche quest'anno bandiera blu per Tropea. Tante belle cose qui. Il ricordo più bello di quest'estate? È tutto bello, non c'è qualcosa che posso dire negativo, insomma, bella, da visitare. Chiudiamo l'intervista, il format si chiama È estate se, ma la completata la frase È estate se? Se viene a Tropea. Bravo, quindi È estate se? Se viene a Tropea. Bravissimo, È estate se? Estate. Estate. È estate se? Non so. Se si viene in vacanza? A Tropea. A Tropea. Grazie, buona estate, buone vacanze. Grazie. Le rubo giusto un minuto, siamo del programma È estate se, un programma regionale. Siamo in onda sull'altro Corriere TV, canale 211 del digitale terrestre, su Telediamante TV, Cam Tele 3 e Telebruzzano TV. Quindi siamo in onda su quattro emittenti. Il suo nome? Salvatore. Di dov'è, signor Salvatore? Di Tropea. Io sono Mark. Piacere. Bellissimo Tropea. Almeno. Ma qui l'estate non finisce mai. E non finisce no perché dura assai la temperatura e poi essendo Tropea la bellezza naturale. Il borgo dei borghi quest'anno. Dei borghi lo sappiamo. E poi tanta storia, tanta arte, tanta cultura. Ha una storia particolare Tropea. Particolare, questo terrazzo che affaccia a mare. Viene chiamata Tropea con i 24 casati. E li comandava Tropea. Come mai questo nome? E paesi limitrofi erano protetti dal comune di Tropea. Questa è una cosa da sapere. Il nostro format è anche informazione. Certo, lo so. Il format si chiama È estate se, quindi se le dico È estate se venite a Tropea. Bravissimo, grazie e buona serata. L'estate sei tu. Caro Luca, siamo giunti al termine di questa puntata e al termine di questa seconda edizione del format È estate se 2021. Sono triste. Cuore, a malincuore dobbiamo chiudere anche perché l'estate è quasi terminata, quindi giustamente dovremmo fare, se no altrimenti un format è inverno sempre, per continuare. L'estate sta finendo però qui a Tropea, ancora tantissima gente, c'è pieno di turisti, tanta gente da tutte le parti della Calabria e non solo, da tutte le parti d'Italia e del mondo, quindi ecco il bello anche di Tropea. Vedo che comunque questa sera abbiamo avuto la possibilità oggi di poter parlare, conferire con diverse persone che vengono da più parti del mondo, tedeschi, australiani. Avete visto l'australiano che se n'è scappato, l'hai fatto scappare come un razzo. C'era quel brano che gli stavo proponendo, forse non aveva lasciato in lui un brutto ricordo, perché altrimenti... A proposito di ricordi, però la maggior parte delle persone che abbiamo intervistato ha dei bellissimi ricordi di quest'estate stupendi, incantevoli, quest'estate calabrese 2021. Eh beh, sì, sicuramente. È arrivato il momento dei ringraziamenti, Luca. Permettimi, dobbiamo partire dai nostri sponsor, perché sono coloro che ci hanno aiutato a realizzare questa seconda edizione del format È estate se.
Porchetta calabrese, Falera Marina in provincia di Catanzaro, saluto gli amici Natale Mimmo Grandinetti, l'essenza del benessere, la Mese Terme, Catanzaro, l'amica Maria Antonietta Crealesi, ristorante pizzeria alla stazione Falera Marina, Catanzaro, l'amico gli amici Pino e Natale Villano, la casa di riposo, l'associazione di volontariato Emmaus Ollus di Soveria Mannelli, Catanzaro, e saluto il direttore, il responsabile, gli amici Giovanni e la figlia Emanuela Cavalieri, Minuto Preziosi Falerna, Marina, Catanzaro, mio cugino Matteo. Il residence La Giungla, Falerna Marina Catanzaro, questo bellissimo residence che ospita tantissime persone durante, in estate e durante l'anno, e saluto gli amici Pietro e la figlia, l'architetto Dina Caligiuri. Auto Royal, La Mese Terme Catanzaro, gli amici Francesco e Felicia. E poi salutiamo gli amici della Publimax, Ippolito e Marco Muoio, che hanno realizzato queste bellissime magliette e ci hanno creato e realizzato i bigliettini con la nostra programmazione settimanale sulle nostre emittenti. Passiamo a coloro che hanno curato le riprese, la regia, gli operatori, la regia. Le persone invisibili. Persone invisibili, però, che senza di loro non potevano andare in onda, o meglio, non vedevano quello che hanno visto le tante persone che ci hanno seguito. I perni della trasmissione, le fondamenta. Allora, il nostro operatore di ripresa e montaggio, quello che ha curato tutte queste puntate, Lorenzo Valente, il nostro regista Danilo Scalise, Romina Di Spena, che ha realizzato questa bellissima sigla che è stata stravista, abbiamo ricevuto tantissimi complimenti. Con 42 gradi all'ombra. Mi ricordo. Alla fine si è giunto Andrea Arnone, che ha curato le riprese aeree della nostra meravigliosa coste, perché abbiamo girato la costa ionica e la costa tirrenica, viceversa costa tirrenica e costa ionica, abbiamo saltato da una costa all'altra. Quindi Andrea Arnone, Antonio Bello, e basta. Abbiamo terminato. Perfetto. Un bellissimo gruppo. Una grande squadra, un grande staff. Il prossimo anno sicuramente continueremo sempre più coesi, più uniti. Una bella squadra, e sono contento. Ritornando alla domanda, no? Aspetta, ma non abbiamo finito. Ci sono i ringraziamenti ancora. Le nostre emittenti che ci hanno mandato in onda in tutta la Calabria, in tutto il mondo. L'altro Corriere TV, canale 211, i responsabili, i giornalisti Paola Militano, Fabio Benincasa, Chiara Mesoraca, persone veramente splendide che saluto e ringrazio di cuore per aver mandato questo format in tutta la Calabria e in tutto il mondo, su questa emittente regionale che veramente sta crescendo giorno dopo giorno, una grande emittente formata da grandi professionisti e da persone veramente meravigliose, e li saluto a tutti, uno staff veramente impeccabile. Tele Diamante TV, la nostra emittente della costa tirrenica alta, l'emittente della riviera dei Cedri. Saluto ai simpatici. I nostri editori, il professor Mario Pagano e il figlio Alfredo Pagano, che ci hanno mandato in onda su tutta la costa tirrenica, sui canali 99, 190, 632 e in diretta streaming in tutto il mondo. Cam Tele 3, responsabile Antolivo Perfetti, canale 114 che ci ha mandato in onda su Cosenza provincia, e Telebruzzano TV, gli editori responsabili Davide e Vincenzo Condello, e li salutiamo. Ringraziamo Un Di Racconteremo, la partecipazione di Filomena Gagliardi, per noi Mena, che ci ha regalato in queste puntate tutte queste ricette gustose, buonissime della nostra cucina calabrese. Allora porta un po' di acqua in bocca. La figlia Angela
Isabella, che ha curato le riprese e il video della rubrica Un Dì racconteremo, e permettimi di salutare il marito di Filomena, l'amico Antonio Isabella, che è il presidente della Proloco di Campo San Giovanni a Mantea e il vicepresidente dell'Umpli della provincia di Cosenza. Speriamo di riprendere presto le sagre e le feste nelle nostre meravigliose piazze, le piazze calabresi. Abbiamo ringraziato a tutti, abbiamo ringraziato, penso che il foglio è finito. Ringrazio te Luca per aver partecipato a questa edizione. È stato veramente un enorme piacere, rimarrà un bellissimo ricordo, vista la domanda che hai fatto oggi. Il ricordo, appunto, il ricordo più bello di questa estate 2021. Per quanto riguarda me, è estate 6, il format che abbiamo creato insieme, con cui ho partecipato, è stato per me un onore. Un divertimento, perché ci siamo divertiti puntata dopo puntata. Che dire, alla prossima. Al prossimo anno, speriamo di averti di nuovo. Al prossimo anno, sì. Ricordiamo che ci saranno altri progetti televisivi, altri format. Voi continuate a seguire sempre la mia pagina Facebook, Mark Barletta. Iscrivetevi in tanti sul canale YouTube Mark TV Web. Ringraziamo la nostra amica Elena Nesci, che ha partecipato alle prime 8 puntate del format Estate 6 2021. La salutiamo, la ringraziamo. E infine ringrazio a tutto il pubblico che ci hanno seguito in queste 11 puntate. Sono state 11 puntate strepitose, una più bella dell'altra. Abbiamo conosciuto le nostre coste, ci siamo spostati dalla costa tirrenica alla costa ionica, abbiamo conosciuto tante belle località di mare, tanti bei borghi, e veramente sono state in tanti che ci hanno seguite sia in TV, sui nostri canali, e sia sul web. Intensa. Permettimi pure di salutare tutti i calabresi sparsi nel mondo, sono sempre nel mio cuore perché sono in tanti che ci seguono. Io direi a malincuore di chiudere questa seconda edizione del format Estate 6. Abbiamo raccontato il bello dell'estate calabrese, penso che ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti, e i risultati li abbiamo anche potuti constatare dal pubblico, da ovviamente i numeri che abbiamo fatto sia con la TV che con il web. Il ricordo più bello che ho io di quest'estate 2021? Il format è Estate 6, perché ho conosciuto tantissime persone in giro per la nostra meravigliosa Calabria, una Calabria bella, una Calabria da scoprire, da amare, e vi consiglio di venirla a visitare, perché in Calabria ci sono veramente dei posti incantevoli, dei posti magici, a partire dal mare ad arrivare poi in montagna. Chiudiamo dal Borgo dei Borghi 2021, la bellissima Tropea in provincia di Vibo Valentia, è tutto, Calabria. Vi diamo appuntamento alla prossima stagione estiva con la terza edizione del format Estate 6 2022. Al prossimo anno, ciao a tutti!